Bruno, come mai qui? Non dovresti essere in giro a far danni. È scoppiato anche il tavolone, poverino. Sa che lo segano. Quasi 60 anni. Sì, ho capito, però. Cosa? Moscio. È moscio. Si è sempre lamentato e basta, non piazzava più un farmaco. Senti, ho bisogno di alcune informazioni su un medico. Qual è il computer dell'archivio? Questo, lo serve a me. Dai, su. Dai, come si chiama? Foley, assistente di un primario del San Cristoforo. Il nome non mi dice niente. Ah, no, ecco, qualcosina c'è. Dai, dammi 5 minuti. Se arrivano i capi però glielo spieghi te. Sì. Non urlare! Guarda che bel visino che ti ritrovi! Peccato per questo! Che ci fai più a quest'ora della notte, eh? Sei venuto a farvi compagnia! Ma almeno sa che stai così. No. Non riesco a dirgli queste cose. Mi si secca la gola, mi viene la tremarella. Mi blocco! Che problema è? È bello sentirsi così. No! Se lei si sente così, per un altro no. Cioè? Sta con un altro. Un altro? No. Perché? Non è abbastanza. Principe azzurro. Silvia. Dimmi. Ma te? Con me? Ci verresti? Basta! Lavati la faccia. Prendi una mentina. Vieni qui. Vai da lei. Principe azzurro. Sarà la tua regina. Fuori ho la zucca parcheggiata. Ma quella è Cenerentola. Tu sei il principe. Giusto. Il cavallo. Bianco. Grazie. Get us some more.